Chiamami alle Arti è il video podcast di arte, cultura e spettacolo della provincia di Rimini a cura di chiamamicittà.it. Io sono Alexia Bianchi e questo è Chiamami alle Arti. Per questo nuovo episodio di Chiamami alle Arti abbiamo il piacere di ospitare Francesco Monsoni. Ciao, ciao. Benvenuto, riminese, diciamo cantautore, musicista di seconda mandata, nel senso che tardivo ho letto nelle tue nelle descrizioni della tua bio che si può trovare online. Francesco è un cantautore e che ama reinventare, unire il classico cantautorato italiano con arrangiamenti dall'atmosfera folk. Ci provo. Ci provi. Canta, suona, compone, ma è anche molto attivo quindi nei live del nostro territorio, quindi lo possiamo vedere molto spesso sul palco, anche perché poi negli anni ha tessuto collaborazioni con diversi musicisti. La scena musicale, poi adesso ci dirai, nel nostro territorio è abbastanza prolifica, abbastanza attiva. Da anni collabora con un gruppo di artisti che si chiama Risuona Rimini e poi ci parlerà dei progetti. Quindi partiamo dalla prima domanda: com'è nata la tua chiamata alle arti? Perché è tardiva poi? Perché non ci ho mai pensato prima. Non ho mai pensato di poter veramente salire su un palco e, anzi, prima di scrivere canzoni, poi di salire su un palco e cantarle. È nato per lavoro, perché facendo comunque dei siti web, un producer di Rimini che conoscevo da un po' di anni aveva comunque bisogno di un setarello. Francesco, ecco, per gli amici, è uno dei migliori webmaster del nostro territorio e quindi lui mi chiese... È stato un appiglio, sì, siccome il sito... Non è che ci è voluto tantissimo tempo per farlo, non me la sono sentita di chiedergli dei soldi e quindi avevo una mezza canzone, un mezzo testo che non avevo tra l'altro poi scritto io e gli chiesi, non è che su questo testo ci puoi fare una canzone, perché avevo voglia di cantarla. E lui però è stato molto serio e mi ha chiesto, ma perché tu canti? Guarda, ogni tanto mi capita. Allora, c'è una chitarra lì, prendi, ma cantami qualcosa, quindi un provino all'istante. No? Era la prima volta per me in studio e cominciai a cantare, lui aveva le cuffie e mi ricordo la scena che si girò e mi chiese, ma tu non hai mai fatta questa cosa? Dico, no, mai. Ecco. Molto male. Ecco, adesso la farai. Adesso la devi fare. E da lì è cominciato. Ah, vedi come una cosa tira l'altra. Però appunto tu già avevi frequentazione con la musica, nel senso che suonavi già la chitarra. Il mio rapporto con la chitarra è stato particolare, cioè nel senso che ho cominciato a 15 anni circa per i motivi per cui spesso si comincia a suonare la chitarra. Cioè, per andare sulla spiaggia, se stai lì via Rimini, esatto. Non funzionò chiaramente, ecco. Possibile per tutti. Però mi piacque molto, solo che io sono fondamentalmente pigro, specialmente quella volta lo ero molto, e quindi suonai per 5 anni, poi lasciai la chitarra nella sua custodia e non la vidi per moltissimi anni, fino a che non mi venne questa idea di scrivere canzoni a 40 anni, e quindi dai 15 anni ai 40 anni tirai fuori questa chitarra vecchissima ormai. Però il bello è stato che non hai avuto come primo stimolo, non c'è stato quello di riproporre delle cover, cioè c'era proprio stato il bisogno di esprimerti attraverso la costruzione di testi e di un tuo modo di fare musica. Sì, io penso che nella musica, come è nell'arte più comunque in generale, sia fondamentale partire da qualcosa che hai da dire, che hai da comunicare. Se non hai quella cosa, almeno per me non ha senso poi comunque cercare di comunque esprimerla in una forma d'arte, perché comunque se non hai qualcosa che puoi esprimere, quello che viene fuori probabilmente non sarà così bello. Visto che appunto si parla di un'ispirazione del cantautorato italiano, quali sono, diciamo, gli autori che ti hanno più... I cantautori italiani in generale, perché sin da quando ero piccolino comunque lo ascoltavo, come si ascolta comunque lo Zecchino d'Oro, io
mi andavo con Gandré, con Guccini, i classiconi, Fossati, che è un autore che ho veramente seguito tanto, specialmente nei primi tempi, anche per la sua capacità di scrivere non solo per sé ma anche per gli altri, quindi non solo un cantautore ma anche semplicemente un autore, per me questa cosa mi piaceva proprio per la sensibilità di scrivere un pezzo per quella persona lì, veramente affascinante. Quindi fondamentalmente scrivi in italiano? Sì. Componi in italiano, ti accompagni tu con la chitarra sempre? Con la chitarra e con una band. Con una band. Con i musicisti molto bravi. E questo ti ha portato poi a uscire con diverse, come si dice, l'EP si dice ancora? Pubblicazioni. Sì, sì, perché io sono un po' anziana, quindi ancora io penso agli LP. Sì, è una cosa che va sempre più in disuso. Sì, certo, perché si esce sulle piattaforme. Sì, adesso. Quindi non so, si fanno tantissimi singoli, poi alla fine poi si raccolgono dopo un po' di tempo e si fa poi un album. Un album. Io feci questo in gergo chiamato EP, perché non sono 5 canzoni, e tra non molto esce il disco quello, come dire, lungo, il disco lungo viene chiamato quello, no? Appunto LP. E nei tuoi, appunto, in tutte queste tue uscite, in tutte queste tue composizioni, hai avuto la possibilità anche di, appunto, collaborare con artisti del nostro territorio? Assolutamente sì. Sì, ed è stata la cosa che mi ha fatto scegliere di continuare, perché comunque quando si comincia e non si sa assolutamente nulla, è proprio un discorso di condivisione dell'arte, cioè tu hai qualcosa, tu hai creato qualcosa, poi però va comunque veicolato, e quindi il confronto con tantissime persone, tantissimi nuovi artisti, mi ha dato tutte le chiavi per la tecnica, ma anche per la conoscenza. Ed è proprio da questo che è nato Risuona Rimini. Risuona Rimini è nato addirittura nel 2013, quindi... praticamente nel 2024, quindi sono artisti, musicisti del nostro territorio che però coinvolgono nelle loro appunto attività anche altre forme di arte come pittura, danza, poesia, fotografia, e intende promuovere e realizzare eventi di natura artistica e culturale appunto nel nostro territorio. Sono tante le situazioni in cui abbiamo avuto occasione di vedere all'opera questo collettivo, lo possiamo chiamare, adesso non felicissima, nel senso che la situazione non era delle più rose, però sicuramente tutti ricordano quella bellissima evento, quell'iniziativa che è stata fatta dentro al Teatro Galli in occasione della chiusura, del lockdown, durante la pandemia, con questa meravigliosa canzone di De André. È stato per noi un momento incredibile, perché dopo tutti quei mesi dove l'arte si viveva in modo strano, in modo come dire, no, ricorsivo, tornare, no, a rivedere tutte le facce, a condividere una canzone con gli altri artisti, a suonarla e cantarla insieme, è stata una cosa che tutti noi ci ricordiamo tantissimo. Sì, che poi diventò un CD, e fu anche per raccolta fondi, no? Mi ricordo. La canzone di De André era proprio Rimini. Era Rimini, sì. E ognuno di voi ne cantava una parte un piccolo pezzo, perché eravamo tanti. Eravate tantissimi, però è stata una bellissima occasione anche proprio per ritrovarvi dal vivo, visto che appunto tutti erano in quel momento relegati in casa davanti ai propri device, insomma. Sì, sì, con la telecamera di fronte a suonare, cantare di fronte ad una telecamera e a persone che non sapevi se poi c'erano oppure no, dietro, no, a quel device. Esattamente. Invece è stata una cosa, finalmente tornare alla comunque una vita vera, è stato bellissimo. Parliamo della tua attuale chiamata alle arti, in particolare mi piacerebbe che tu ci parlassi di uno dei tanti progetti di appunto Risuona Rimini, che chiama la città. Chi ama la città? Chi ama la città? Che è assolutamente questa assonanza con chiamami città, chiamami alle arti.
del tutto casuale. Del tutto casuale, però vedi che ritorna, diciamo, sì, che questa cosa ci collega, ed è un contest molto interessante per giovani musicisti emergenti del nostro territorio, organizzato appunto da Risuona Rimini. Raccontaci quando viene realizzato, questo che anno è? Quest'anno è per il secondo anno. Questo per il secondo anno. La finale del contest è per il 26 aprile. La cooperativa Centofiori fa questi quattro giorni di concerti e di food in tutta l'area. E in occasione appunto del 25 aprile, della festa della liberazione. Del 25, e noi abbiamo questo comunque lo slot per il 26, in cui quattro band barra artisti si comunque esibiranno con il vincitore, che poi andrà al 1° maggio sul palco, che è proprio lì di fianco, sì, il 1° maggio. Del Marecchia Dream Fest. È importante per voi sostenere i giovani, i talenti? Io lo dico sempre, io ho 50 anni quasi e mi trovo a suonare in varie, comunque, no? in varie comunque situazioni, e spesso sono con persone che come me hanno 50 anni, bravissimi, per carità, però dico anche, non serco più. C'è bisogno di ricambio generazionale. Perché dei giovani artisti ci sono bravissimi, e poi utilizzano dei codici di altro tipo, no, rispetto a quelli che noi usiamo, e sono meravigliosi, e solo che hanno pochissimo spazio, pochissimo, quasi nullo, e non mi sembra giusto che questo spazio ce lo prendiamo tutto noi, insomma, non mi sembra corretto, e quindi è fondamentale per noi cercare di comunque aiutare questi giovani sia a proporsi, farsi comunque vedere in dei contesti belli, uh-huh, e sia cercare di fare il gruppo con loro e anche tra comunque con loro, perché se ci si sostiene come un gruppo è anche molto più facile trovare tutte le varie occasioni per proporre la propria arte, insomma. Senza contare che il rapporto appunto diretto tra giovani e meno giovani, diciamo così, giovanissimi e ancora giovani, diciamo, non è altro che un arricchimento, appunto, uno scambio per tutti e due, da tutte e due le parti. L'anno scorso abbiamo trovato 12 band, credo, o 10 o 12, non mi ricordo. E quest'anno abbiamo in una settimana sola ne abbiamo trovate 30, e a quel punto abbiamo detto chiudiamo le iscrizioni perché non sappiamo più come fare. Gestire. E quindi questo ci ha fatto capire quanto bisogno ci sia di una cosa di questo tipo, anche perché non si paga nulla, e questo è fondamentale. Sono tutti palchi che hanno trovato, palchi seri, palchi belli, palchi fatti bene, palchi dove tanti non arrivano mai, quindi è stato anche molto bello per loro, no, trovare una situazione di questo tipo, sia con un gruppo che li sosteneva, che li aiutava, con un fonico e con tutto quello che a quell'età in un qualche modo sogni, no? Certo. in un certo che ti fa fare quindi esperienza viva e concreta. C'è chi fa un'esperienza proprio in questa cosa, e sentirsi dire suonare su quel palco è stato bellissimo, grazie, no? E tu magari ci hai suonato 5 volte, no? Cioè, trovo che sia particolarmente bello il fatto che non cada dall'alto, cioè nel senso, benissimo quando le amministrazioni appoggiano e creano delle situazioni in cui appunto i giovani possano trovare un modo per esprimersi, però ancor meglio quando questo viene direttamente dagli altri artisti che si prendono cura delle giovani leve. Ti senti, credo, circondato da qualcuno che certe cose le capisce, no? Perché le ha passate, perché sa darti dei consigli magari un po' più comunque a fuoco. Quale sarebbe la tua chiamata per le arti del futuro, un tuo augurio, in particolare per il mondo musicale, anche del nostro territorio? Beh, io mi auguro che la musica torni a dire delle cose,
comunicare cose che possono a un tempo non unire o anche comunque far litigare, non dividere, ma perché allora vuol dire che porta dei messaggi, certo, un po' più potenti, ecco. E questa città sta crescendo tantissimo, culturalmente anche. Io sono stupito da quanti artisti ci sono in questa città, è una cosa incredibile. Sì, ne ho avuto la riprova con questi incontri di questa rubrica di video podcast, cioè veramente un territorio molto prolifico e molto ricco e di qualità. E sai, la città comunque, poi di Rimini, sta comunque attraversando un cambiamento da 30 anni, no? Ormai passa dalla città delle vacanze, certo, a poco prezzo, con le discoteche eccetera, certo, eccetera, a ben altro, certo, no? Che scopre la comunque storia, il centro storico, certo, l'arte in generale. Questo è una bella cosa. Speriamo che sia un viatico per crescere sempre di più anche in campo artistico-culturale. Noi ringraziamo tantissimo di questa chiacchierata Francesco Mussoni. Grazie, in bocca al lupo per il contest, per i nuovi giovani che approderanno sul palcoscenico riminese. E noi ci riascoltiamo e ci rivediamo a un prossimo episodio di Chiamami alle Arti. Grazie. Avete ascoltato Chiamami alle Arti, il video podcast culturale di chiamamicittà.it.